Allora, ad Alessandro, sono io, Antonio Argentieri. Grande prova di un Catanzaro che diciamo, si ritrova in una partita difficile, è una reazione importante, si è visto un grande come dire, anche approccio al secondo tempo. Visto io. E poi il tuo ingresso è stato, secondo me, probabilmente ha cambiato la partita. Intanto ti ringrazio. E, sì, è stata una bella partita, tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto, il risultato poteva essere diciamo positivo per noi o per il Bari, perché tutte e due le squadre hanno avuto occasioni, se la sono giocata. Forse ecco, nel secondo tempo, soprattutto negli ultimi non so, 20 minuti, abbiamo avuto avevamo messo forza in campo, no? Mettendo un po' in difficoltà il Bari, e quindi avevamo una chance di portarla a casa, non ci siamo riusciti, però credo ecco, che è stata una bella partita da vedere. Ciao. Ciao, i complimenti sono stucchevoli a volte, però questa volta sono sinceri, perché quando si dice che entra un calciatore e spacca la partita, tu l'hai fatto letteralmente. Dal tuo ingresso in campo e da quello del tuo compagno, la squadra si è compattata, ha sciorinato un calcio diverso, soprattutto palla a terra. Per la prima volta non sei stato solo sulla tua fascia di competenza. Cosa è successo e se questo può essere un nuovo inizio e state trovando piano piano la quadra per andare a performare ancora meglio? Grazie. Ti ringrazio ovviamente. Beh, sicuramente sai, comunque io mi era capitato già un'altra volta di fare un po' il punto della situazione. Una squadra che ha cambiato tanto, ha cambiato l'allenatore, richieste diverse, tanti giocatori nuovi, e quindi è un percorso che va analizzato, e oggi analizzando la partita di oggi è stata, credo, fatta un'ottima partita. Ovvio che c'è da migliorare in tante situazioni, limare gli errori, però si sta cercando di trovare la giusta alchimia, no? Ci sono tanti giocatori bravi oggi, chi ha giocato era giusto che giocasse, quindi la forza di una squadra è anche questa. Io oggi ho avuto l'opportunità di entrare, magari avessi giocato dall'inizio non avrei avuto quell'impatto, capisci quello che ti voglio dire? Quindi bisogna trovare a volte anche in base alla partita, il mister fa le scelte perché credo che le ritiene quelle opportune per vincere la partita, anche l'allenatore le faccia perché si voglia far del male, ecco, no? Quindi credo che anche il mister sta cercando di trovare l'assetto migliore, le richieste migliori. Oggi va presa l'ottima partita che abbiamo fatto, analizzare quello che c'è da migliorare. È ovvio che quando non arrivano i tre punti, la vittoria è la cosa più importante di questo gioco, c'è poco da fare, però venire qua e comunque avere un impatto così sulla partita, rischiare di vincerla, portare via comunque un punto, secondo me per noi va presa una situazione molto positiva. Ovvio che l'obiettivo è quello di ricercare la vittoria. Comunque è un punto che ha un sapore maggiore che un punto, questo? No, per come è venuta la prestazione, sì, io è quello, che comunque vieni qui in qualche modo la pareggi, che ne so, 0-0, subendo tutta la partita, ti lascia qualcosa di diverso. Venire qui giocando proprio, no? Tenendo la palla, creando occasioni, è un punto positivo, questo senza ombra di dubbio. Grazie. Niente. Guarda, io ogni volta che poi ecco tornare dentro questa sala stampa, trovata un po' diversa ovviamente, passato tanto tempo, era il 2010 mi sembra, no, io mi sono trovato bene, purtroppo mi sono trovato in una situazione particolare, è stata un'annata purtroppo disgraziata. Quindi però ricordi belli, perché avevo, mi sembra, 18-19 anni, era la prima vera esperienza in Serie A ed era bello. Mi ricordo perché ero partito, era partita la stagione con un entusiasmo incredibile, perché l'anno prima il Bari aveva fatto una stagione clamorosa,
quindi giovanissimo, qui lo stadio era una roba devastante, ho ricordi veramente belli. Il rammarico è che lasciai insomma qui a gennaio per tutta la situazione poi che si era creata. Ora non voglio entrare nel dettaglio, però ecco, un po' di rammarico ce l'ho perché era bello la situazione, ecco.